L'udienza è aperta. Chiamato il procedimento numero 51 del 2009 nei confronti del dottor Giuliano Mignini, presente, difeso dal dottor Antonio Padrono, anche egli presente, presente anche il procuratore generale dottor Luigi Orsi. Non ricordo se c'era il consenso al collegamento per Radio Radicale. C'era? Quindi lo riconferma. Se non sbaglio, abbiamo chiuso la fase dell'istruttoria dibattimentale. Dobbiamo dare la parola. Se non c'è... Ah, sì, allora. Chiedeva dopo la requisitoria di poter fare due minuti di dichiarazioni. Prego, dottor Mignini. Grazie. Ho risentito la requisitoria del procuratore generale. Ci sono dei. Delle puntualizzazioni da fare, ma mi premeva soffermarmi un attimo sulla questione Giuttari, perché ho sentito che il procuratore generale si è soffermato un po' su questa situazione. Io ho iniziato le indagini. Io Giuttari stava a Firenze, era dirigente della squadra mobile di Firenze. Io ho iniziato le indagini, e l'ho detto anche l'altra volta, con la squadra mobile di Perugia, e poi dopo un po' sono subentrati i carabinieri, che sono quelli che mi hanno affiancato. Mi sono trovato molto bene sia con l'aliquota carabinieri della sezione, sia con il comando provinciale, con il reparto operativo, nucleo operativo del comando provinciale carabinieri. Quindi la polizia, a me a un certo punto non è che avessi bisogno, per le mie indagini, del dottor Giuttari. Il problema è che il 9 novembre 2001, io me lo ricordo perfettamente, perché ero fuori con il cane, e mi chiama la collega Della Monica, che era l'aggiunto, procuratore aggiunto di Firenze, di Perugia, con cui eravamo in ottimi rapporti, e mi ricordo che mi disse: Canessa ti vuol parlare, perché c'è un... ho capito poi per quale motivo c'era stata un'audizione di una persona legata a un certo avvocato Iommi, che era amico di Narducci, e io parlai con Canessa mi disse: da questo momento le indagini sono collegate, io mi occupo dei mandanti, tu ti occupi della morte di Narducci, perché la vicenda ci interessa. E io cominciai a scambiare gli atti con la procura di Firenze, loro mi mandavano gli atti, e quindi conobbi il dottor Giuttari. Quando è che poi a un certo punto Canessa mi pregò di poter avere il dottor Giuttari a disposizione di entrambe le procure, quando il procuratore capo di Firenze e il questore De Donno avevano deciso di avvicendare un avvicendamento alla testa della squadra mobile di Firenze, e allora volevano mandar via Giuttari, questo è, dandogli del tempo, per un limitatissimo margine di tempo che non sarebbe stato sufficiente per concludere le indagini che erano all'inizio. E allora Canessa mi disse: aiutami, fammi il favore, dice, io ho bisogno assolutamente di Giuttari, perché è la memoria storica delle indagini. Fra l'altro Giuttari era amico, molto amico, di un magistrato che si era anche occupato della questione, il dottor Gabriele Chelazzi, che io ho avuto la sfortuna di non conoscere. E quindi dice Giuttari, ma fatto un po' la storia di questo funzionario, l'ha voluto a Firenze Pierluigi Vigna, e io quindi mi sono fidato assolutamente di questa, ho collaborato con questa richiesta, perché la collega Della Monica, mi ricordo, che stava a Perugia in quel periodo, se non sbaglio, mi pregava di dargli una mano, perché ha bisogno di questo funzionario. E quindi c'è la corrispondenza, c'erano le firme di entrambi, che chiediamo che venga messo a disposizione, e viene poi costituito nel 2003, nel marzo, mi pare, 2003, il GIDES. Io ho cominciato a conoscerlo quando... negli episodi a cui fa riferimento, quelli per i quali
si è soffermato, per i quali ha chiesto la condanna il procuratore generale, sono gli episodi più datati, quelli in cui io conoscevo da pochissimo il dottor Giuttari. Poi ho cominciato a conoscerlo, quindi è un carattere un po' particolare, un investigatore secondo me bravissimo, con il quale non abbiamo però sempre condiviso le scelte. Ricordo, tanto per fare un esempio, ne faccio uno ma potrei farne altri, una richiesta, mi chiese una perquisizione nei confronti di un giornalista e forse anche un'intercettazione, non ricordo bene, del Corriere dell'Umbria, che era Elio Clero Bertoldi, me lo ricordo bene. Io gli dissi: ma non mi pare che ci siano motivi per intercettare questa persona, dico, non vedo, non facciamo, dico, cerchiamo di concentrarci su quello che è l'essenziale in relazione ai vari capi. E questo è. Poi c'è stato anche un procedimento penale che Giuttari ha subito a Genova, da cui è stato prosciolto. E ricordo che anche in quel periodo, nel periodo diciamo in cui era iniziato questo procedimento penale, avevamo dei contrasti. E poi volevo dire, sono stati ricordati questi due episodi, ma l'interesse investigativo che io avevo in questi due episodi, e lo confermo, credetemi, io non avevo nessun motivo. Il De Stefano non lo conoscevo. L'ho conosciuto a Firenze, siamo diventati amici, poi è morto, poveretto, e mi ricordo che sia lui che il sovrintendente Gori dell'aliquota della Polizia di Stato della sezione di Firenze, e lo stesso, secondo quello che mi riferì l'avvocato che mi assisteva in quel momento della perquisizione, che era un vecchio amico dell'università, Claudio Lombardi, dicevano tutti, e questo me l'hanno ripetuto fino all'inverosimile, tanto che alla fine sono anche un po' perché non mi piaceva questo atteggiamento. Dottore, sovrintendente Gori mi aveva invitato a prendere il caffè il giorno dopo la perquisizione. Noi non ce l'abbiamo con lei, ce l'abbiamo con Giuttari. Io ricordo che rimasi un po', per un verso, più sollevato, ma anche un po', dico, ma scusate, ma voi fate le indagini perché ce l'avete con qualcuno? Fatemi capire, perché non... questo è quello che mi è stato continuamente detto. Era un carattere difficile, io capisco, però insomma, era una persona, come investigatore io non sono andato, non siamo stati sempre d'accordo, ecco, questo lo posso dire, e ho citato un episodio. Grazie. Allora la parola al dottor Patrono, prego. Allora, come ho detto, purtroppo la richiesta del procuratore generale mi impone di affrontare un po' tutta la questione, anche se cercherò di non essere particolarmente lungo. Vi dico subito, tanto per capire. Se si direziona sono unidirezionali, per cui se si sposta non si sente più niente. No, abbiamo messo, c'ha tre codici sotto i piedi. Abbiamo un altro libro. Modestamente, l'altezza c'è. No, voglio dire allora per essere proprio chiari, vi dico subito dall'inizio qual è secondo me il tema del processo, così potete fare mente locale, ed è il limite al sindacato sull'attività giudiziaria. È tutto qua, non c'è nient'altro. Poi vedremo tutti i fatti di contorno per arrivare alla conclusione più giusta. Ma comunque il problema è questo, il limite all'attività giudiziaria. E questo lo dimostra anche la contestazione, perché per ognuno dei tre episodi, allora sono tre sostanzialmente, già ve l'ha spiegato bene il procuratore generale, che riguardano le indagini eccetera nei confronti di Tessandori, nei confronti la seconda di De Donno, e poi gli ultimi sembrerebbero due, i due giornalisti di Stefano e Fiasconaro e i due poliziotti Sgalla e Viola, ma in realtà sono collegati perché l'uno dipende dall'altro, quindi sono tre episodi. Per uno di questi tre episodi si rimprovera al dottor Mignini di aver fatto una serie di cose, ma principalmente gli si rimprovera la lettera G dell'articolo 2 e quindi di aver grave e inescusabile violazione di legge determinata dall'ignoranza, grave violazione di legge determinata dall'ignoranza o negligenza inescusabile, quindi proprio la norma cardine, clou, il cuore delle
limite al sindacato dell'attività giudiziaria, perché poi il resto delle incolpazioni sono appendici, dipendono dall'accertamento di questo, vedremo come. Allora, quindi questo è il tema del processo, il sindacato, se è legittimo in questo caso sindacare e ritenere di rilevanza disciplinare quel tipo di scelte giudiziarie, nient'altro sostanzialmente viene contestato al dottor Mignini. E ve lo dico subito, molto sinteticamente, il procuratore generale non lo ha detto con la chiarezza che sto dicendo io, perché vedete, ma lo ha detto con estrema chiarezza nel momento in cui ha esaminato i tre fatti. E che cosa ha detto? Per quel che riguarda il primo episodio, giornalista Tel Sandori, secondo me quelle indagini, intercettazioni, scrittori erano giustificate. Per quanto riguarda il secondo episodio, De Donno, secondo me se era tutto giustificato in base agli atti eccetera eccetera. Per quanto riguarda il terzo episodio, i due giornalisti e i due poliziotti, secondo me non era giustificato, e quindi è stato frutto di, sostanzialmente, traduco, un enorme, un errore imperdonabile, quello che è, e vi chiedo la condanna. Sinteticamente è questo il ragionamento che ha fatto il procuratore generale, ed è conforme al tema del processo come io ve l'ho indicato. Allora, io esamino subito la situazione rappresentandovi perché, secondo me, già ci sarebbero delle ragioni di diritto per cui già a priori questo processo non era giusto portarlo a giudizio, ma comunque, con riferimento ai tre episodi, poi vedremo in fatto, anche l'ultimo è ampiamente plausibile. Io uso il termine, lo userò spesso, plausibilità, perché questo è il limite di valutazione che possiamo fare, è il massimo a cui ci possiamo spingere in quella che è l'attività più delicata che una sezione disciplinare può fare, perché al di là della risonanza dei casi, dei processi, di quello che c'è dietro, però voi sostanzialmente qua dovete sanzionare chi se lo merita, ma dovete anche tutelare da possibili invasioni nella sfera di discrezionalità del magistrato che possano violare sotto qualche profilo la sua indipendenza. Quindi è di plausibilità che noi stiamo parlando e non di legittimità, come invece dovrebbe essere a norma della legge. E questo perché? Perché, attenzione, se andiamo a prendere, io mi limito come modello, visto che seguo la scia del procuratore generale, prendiamo l'ultimo episodio, che evidentemente è il più critico, per gli altri poi diremo qualche cosa, ma quando noi andiamo a vedere che cosa viene contestato di aver sbagliato al dottor Mignini, che perché fosse illecito disciplinare dovrebbe aver sbagliato in maniera tale da aver determinato una grave violazione di legge determinata da ignoranza e negligenza inescusabile, quindi ipotesi colposa, ma di una intensità enorme. Poi vedremo come la giurisprudenza delle sezioni unite la valuta e la interpreta e la traduce per renderla compatibile con il difficile discrimine del sindacato, dell'attività giudiziaria, costituzionalmente intollerabile. E poi gli si contesta sostanzialmente di aver fatto delle intercettazioni in violazione delle normative che le prevedono, e poi altre cose strane dal punto di vista di violazione di legittimità, perché si contesta di aver fatto degli accertamenti all'interno della banca dati del Ministero degli Interni, quelli che facciamo tutti i giorni, centinaia, per la verità anche nei confronti di chi è indagato o non è indagato, che non hanno nessun carattere invasivo, soltanto vedere se qualcuno è segnato all'interno dello SDI, della banca dati del Ministero degli Interni. Poi gli si contesta anche di aver acquisito dei giornali, degli articoli di giornale, che francamente è quanto di meno invasivo si possa avere, e poi di aver disposto dell'iscrizione al registro di notizie di reato. Attenzione, se noi ragioniamo su questo, noi vediamo che dal punto di vista della violazione di legge è anche impossibile ipotizzarla con riferimento agli articoli di giornali, agli accertamenti sulla banca dati, parliamo di cose di routine che non c'entrano nulla. Per quel che riguarda la iscrizione delle notizie di reato, attenzione, non esiste nessun profilo di illegittimità previsto dal codice di procedura penale con riferimento a questa attività. Qual è la nullità dell'iscrizione? Non esiste. L'iscrizione dà via a un procedimento che alla fine si conclude con un giudizio nel merito, fondato o infondato, archiviato o non archiviato, esercizio dell'azione penale o non esercizio dell'azione penale. Non esiste dal punto di vista del sistema nostro processuale nessun tipo di violazione. Invece le intercettazioni telefoniche sì, possono ben essere nulle. Qual è l'eccezione di nullità? La conosciamo. Ma attenzione, devono essere in violazione di tutte le normative e devono essere in qualche maniera anche valutate e considerate da chi è preposto a considerarle. Allora,
Io adesso poi vi leggerò l'intercettazione telefonica, specificamente quella riferita all'ultimo episodio, quello più critico, e vi dimostrerò come francamente qua, anche di non pertinenza, non dico di nullità, perché di nullità non c'è nulla, non si può davvero parlare. Attenzione, le intercettazioni telefoniche chieste dal pubblico ministero sono state tutte, senza eccezione, autorizzate dal GIP, dal giudice per le indagini preliminari. Sono state tutte, senza eccezione, così come l'attività di iscrizione, ogni cosa che faceva il dottor Mignini, sottoposte al previo giudizio del procuratore capo, il dottor Miriano, che ha sempre dato il suo consenso. Nell'ambito del processo penale, voi avete le varie sentenze che si sono succedute, non c'è mai stata nessuna dichiarazione di nullità, di illegittimità delle intercettazioni telefoniche. Quindi, praticamente, per la prima volta, oggi, in base al giudizio del procuratore generale della Cassazione, quelle intercettazioni erano in violazione di legge. Io ritengo che questo non si possa proprio fare, perché una volta che il sistema processuale, che ha quel tipo di garanzie che voi ben conoscete, prevede tutta una serie di sistemi di rimedi, una volta che si sono tutti quanti quelli che erano interessati, tutti quelli che hanno avuto responsabilità, tutti quelli che erano anche preposti come il giudice per le indagini preliminari al controllo di legittimità dell'operato del pubblico ministero istante, richiedente, hanno dato sempre un giudizio di plausibilità e non sono infatti qui seduti al banco degli incolpati insieme con il dottor Mignini, concludo dicendo che quel tipo di violazione di legge, che secondo la lettera G dovrebbe essere grave, imperdonabile, eccetera, non esiste, non c'è stata, in concreto non c'è stata. Io poi, come sono abituato a fare, non mi ripeterò ad affermare sul piano formale quello che c'è. Volete andare a scendere nel merito? Vuole il procuratore generale che ci dice secondo me non doveva fare quelle indagini, andremo a vedere perché le ha fatte e vi dimostrerò che ha fatto bene a farle o che comunque aveva il diritto di farle. Perdonatemi, scusatemi, se questa è una situazione in cui praticamente il procuratore, il dottor Mignini, riteneva che si dovessero fare certe cose, il procuratore della Repubblica riteneva che si dovessero fare, gli ha dato il consenso, il giudice per le indagini preliminari autorizzato riteneva che si dovessero fare, il giudice del dibattimento, voi vedrete che ci fu un'eccezione che effettivamente fu fatta dalle difese poi quando si arrivò alla fase dibattimentale e fu tutte quante respinte, riteneva che si dovessero fare, il procuratore generale riteneva che non si dovessero fare. Se noi prendiamo altri 10 magistrati, 4 diranno che secondo loro era il caso di farle, 4 diranno ma no, secondo me forse si poteva non farle, un paio diranno ma non lo so, non me ne importa, non sono incerto. E questa che cos'è secondo voi? Una situazione da ricondurre al paradigma delicatissimo di sensibilissima gestione, perché il limite della tutela dell'indipendenza dei magistrati prevista dalla lettera G, grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. Io potrei finire qui se fossimo, però non finisco qui come immaginate, perché io ho molta fiducia in voi, però ovviamente devo, eccetera. Quindi in conclusione, e poi passo proprio al cuore del problema, noi abbiamo una contestazione che proprio mira a toccare il cuore della indipendenza del magistrato, che può essere ritenuta superabile e quindi con un sindacato sulla sua attività giudiziaria soltanto nella ricorrenza di quelle condizioni che, per quello che vi ho detto e per quello che vi dirò qua, certamente non ricorrono. Siccome io non sono nessuno, voi siete già molto più di me, però sopra di noi, visto che voi siete un giudice primo grado, ci sono le sezioni unite della Cassazione. Le sezioni unite della Cassazione hanno in maniera lapidaria più volte interpretato e tradotto quello che io vi sto dicendo con riferimento alla questione di carattere generale. E con riferimento quindi all'ultimo comma dell'articolo 2, il secondo comma della legge disciplinare, che proprio stabilisce quello che vi ho detto, che non c'era bisogno nemmeno che lo dicesse per la verità, perché questa è un'applicazione della Costituzione, ma è utile perché fa riferimento alla specificazione delle fattispecie incriminatrici e ci dà anche degli orientamenti. Fermo quanto previsto dal comma 1, eccetera, eccetera, le lettere G, eccetera, l'attività di interpretazione delle norme di diritto è quella di valutazione del fatto. Qui parliamo solo di valutazione del fatto, norme di diritto non ce ne sono state violate, non c'è niente, eccetera, e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. Quindi non può dar luogo a responsabilità disciplinare la valutazione del fatto, a meno che
non vi siano quei requisiti della lettera G, e cioè praticamente vi sia una grave violazione di legge determinata da negligenze inescusabili. Sezioni Unite 2014-13, ho trovato questa, è chiara, ma ce ne sono moltissime, dicono sempre la stessa cosa: il comportamento del magistrato può essere censurato sul piano disciplinare con riguardo a provvedimenti resi nell'esercizio delle funzioni, purché tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza. Scarsa ponderazione vuol dire che io penso poco, sono un superficiale. Approssimazione, la stessa cosa. Frettolosità, voglio fare in fretta, non guardo le carte, non ci penso. Limitata diligenza, sono uno sciatto, un magistrato che vale poco perché non si vuole impegnare. Mai, perché tu valuti con attenzione e poi magari sbagli, ma dopo aver valutato con attenzione, dato atto della tua valutazione con attenzione. Tant'è che dice, resta esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa del magistrato, anche sul fatto, quindi qua parliamo solo del fatto, allorché pervenga soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate. Ne volete delle altre? Boh, l'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale viene meno nei casi in cui il provvedimento si abnorme al di fuori di schema processuale o adottato sulla base di un errore macroscopico grave, inescusabile e negligenza. Cioè, dicono sempre tutti la stessa cosa. Allora, quindi, adesso vedremo se il dottor Mignini è un magistrato che si è approcciato a quel processo. Attenzione, parliamo del mostro di Firenze. Quindi vi sembra possibile che un magistrato, che non sia un pazzo, possa approcciarsi a un processo, il mostro di Firenze, tranche di cui c'è, con questo tipo di atteggiamento, scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità, limitata diligenza. E con lui questo tipo di atteggiamento, il mostro di Firenze, ce l'abbia pure il suo superiore generale, il procuratore della Repubblica, e ce l'abbia pure il giudice per le indagini preliminari, e ce l'abbia pure poi il giudice per l'udienza preliminare dopo. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo. Io scendo proprio nel merito della questione, in fatto, non, mi dà un po', devo essere, lo faccio con un po' di fastidio, perché è una censura di quello che ha fatto un magistrato, però io so le cose, voi forse ovviamente non potete averle approfonditamente, come io sono mesi che parlo con lui, eccetera, finalmente le ho capite bene, ma io... Voi sapete qual era la genesi, l'avete capita? Quando c'era un medico, Narducci, che era un chirurgo un poco strano ed era sospettato obiettivamente anche da Firenze di essere coinvolto negli omicidi del mostro di Firenze. Questo qua viene trovato nel 1985 morto annegato nel lago Trasimeno. 15 anni dopo arriva notizia al dottor Mignini che quello là non è morto annegato, quello hanno ammazzato. Allora il dottor Mignini, che in quel momento, 15 anni prima, non so dove stava, da tutt'altra parte, riapre le indagini, riesuma il cadavere e dà una consulenza tecnica. Dati assolutamente inequivocabili, la consulenza tecnica dimostra che quel cadavere, il cadavere di Narducci, riesumato, è morto, ammazzato, strozzato. B, quel cadavere non era quello che dagli atti dell'epoca, quindi 15 anni, era stato ripescato dal fiume, perché era lungo, alto, 10 o 15 centimetri o di più o di meno, 20 centimetri o di più o di meno, non era lui. Allora che cosa dice il dottor Mignini? Evidentemente allora, 15 anni fa, ha fatto un disastro, perché si inquinò quello che si doveva inquinare, chissà che è successo del vero cadavere, il vero era quello morto strozzato, quello che stava eccetera, e poi va a scoprire che all'epoca per un morto in quel contesto non era stata fatta un'autopsia, non era stata data l'autorizzazione, quella che io vieto ai miei sostituti di dare anche quando gli chiamano che la vecchietta di 90 anni è deceduta a casa, perché io voglio essere sicuro perché è morta, o me lo dice un medico sulla base di un quadro clinico, oppure facciamo l'autopsia. Non era stato fatto niente. E il questore dell'epoca era un certo Trio, dottor Trio. Cominciano tutte queste indagini nell'ambito delle quali lui si rivolge a Giuttari. Giuttari, che gli è indicato dal procuratore aggiunto di Perugia, che guarda caso però è quella dottoressa Della Monica, famosissima, che a Firenze era stata il primo sostituto che si è occupato del mostro e aveva ricevuto il pezzo di, vi ricordate, no? La scatolina con il pezzo organico della vittima come minaccia, quindi era una che sapeva di che parlava.
e gli dice: parla con Canessa, sostituto che a Firenze si sta occupando del mostro di Firenze, e uguale insieme delegate, per non evitare contrasti di indagini, Giuttari, la squadra mobile, quell'organismo speciale che era stato costituito per il mostro di Firenze. Questo è quello che lui fa. Non aveva mai visto Giuttari, non aveva mai sentito nomina, non gliene fregava niente di niente. Non è amico suo, non è fatto eccetera. Questo è Giuttari, eccetera. Gli viene indicato dalla Della Monica, da Canessa, da Vigna, che dirigeva le indagini insieme con Canessa, come quello che doveva fare le indagini. Il procuratore generale dice che lui, questo Giuttari, era un mostro, un cattivissimo uomo che a un certo punto ha perso la testa e lo ha ingannato nel processo penale. Dice che erano d'accordo dolosamente per fare tutta una serie di ritorsioni contro questa gente. Adesso si sposta, no, vabbè, era Giuttari il cattivo, lui è stato ingannato, preso in giro e ha fatto delle indagini contro dei nemici di Giuttari, eccetera, eccetera. Questa è la premessa. Trio importantissimo, ricordatevelo, questore dell'epoca che si trovò, chi mai visto un questore che fa una cosa del genere, sul lago Trasimeno, quando fu ripescato un cadavere che poi sparì perché fu sostituito da un altro, come lui ha accertato. Se non ci fosse stato lui, noi non avremmo mai saputo niente. In questa situazione lui pensa e fa questo ragionamento. Plausibile o non plausibile? Io vi dico, per me è plausibile. Voi mi direte non è implausibile, lo scriverete, motiverete perché, come dice il procuratore generale, qui all'epoca ci fu un'azione di copertura da parte di un sacco di gente che evidentemente in un ambiente, diciamo le cose come stanno, massonico, strano come quello di Perugia, in un contesto stranissimo come quelle indagini incredibili sul mostro di Firenze, tutto il mondo, solo lì è successo. E allora io indago sull'omicidio di Narducci, perché mo adesso è un omicidio, non è più una morte accidentale, e anche indago su chi ha depistato, chi ha cercato di non far arrivare a buon esito delle indagini, di inquinarle sostanzialmente a 360 gradi. Questo è il ragionamento che ha fatto. Poi nel far questo avrà indovinato tutte le mosse, le avrà sbagliate tutte, ne avrà indovinata qualcuna e sbagliata qualcun'altra. Mi perdonate se vi dico una cosa, a me non me ne importa niente, perché io so perché lo ha fatto e adesso vedremo anche, so che cosa ha fatto. Io non giudico se era giusto o no, se io avrei fatto la stessa cosa oppure no, tutte le stesse cose, oppure alcune sì e altre no. Io dico che questo è un comportamento che è lontano anni luce dalla contestazione che non avrebbe mai dovuto essere scritta su penna. Perché che cosa succede? Che lui comincia a fare delle indagini e ovviamente ipotizza, oltre, vabbè, non ipotizza, oltre all'omicidio, le indagini ipotizza questa associazione per delinquere fra varie persone che abbiano commesso abusi d'ufficio, violazioni di vario genere, omissione di atti d'ufficio, eccetera, eccetera, tutti i reati per i quali l'associazione per delinquere e anche altri di questi sono consentite le autorizzazioni, le intercettazioni telefoniche, che infatti non sono state mai dichiarate nulle, le ha spiegate, eccetera, eccetera, e nell'ambito delle quali fa tutta una serie di attività nei confronti di soggetti che appaiono a lui d'accordo certamente con la polizia giudiziaria delegata, Giuttari, perché è sempre la polizia giudiziaria delegata che gli evidenzia certe situazioni, oltre alle indagini sue dirette, e assume quei provvedimenti che sono contestati nel capo di incolpazione, nei vari capi di incolpazione. Infatto, ma sarò brevissimo infatti per la verità, perché vi richiamo, per quel che riguarda i primi due episodi, quello che vi ha detto il procuratore generale, che pur in un'ottica di severità straordinaria, sia per la formulazione di un'incolpazione che non avrei mai scritto, sia per la motivazione, sia per la sanzione finale che ha chiesto, però per quel che riguarda i primi due episodi, quindi le presunte, chiamiamole genericamente sotto vari aspetti, persecuzioni contro De Sandori e contro De Donda, ha detto no, vabbè, ma qua vi ha fatto quello che più o meno non posso dire che proprio erano fuori dal mondo. Fermiamoci invece all'ultime due cose, i due giornalisti e i due poliziotti, per le quali invece ha ritenuto di formulare quella gravissima richiesta di pena che ha fatto. E allora, durante le indagini di lui, subito dopo che questo aveva scoperto che Narducci era morto ammazzato, che all'epoca non avevano fatto niente, avevano nascosto tutto, eccetera, e che quindi il questore era Trio, eccetera, e escono fuori a un certo punto, questo Giuttari comincia a cadere in disgrazia, forse anche per qualche difetto suo caratteriale, che era un tipo difficile, eccetera. E lo vogliono praticamente, gli dice Canessa che vogliono farlo fuori e cercano di eccetera. Non gli danno le sale di intercettazione telefoniche, gli strumenti che erano necessari per fare tutte le intercettazioni,
i poliziotti dell'epoca, i dirigenti della Polizia di Stato, traccheggiano e a un certo punto fanno una lettera di richiamo a Giuttari per un'intervista rilasciata che dopo pochi giorni finisce tale quale sul settimanale Gente, con il titolo liquidato, ci siamo liberati, insomma, non censurato, silurato Giuttari, eccetera, eccetera. Una lettera che era una lettera riservata, no, di richiamo, non disciplinare, una letterina di questo genere che veniva dall'ufficio relazioni esterne della Questura, mandata a questo ufficiale di polizia giudiziaria che finisce sui giornali. Guarda caso, questa lettera faceva riferimento a come Giuttari si sono comportati nelle indagini del mostro e i giornalisti erano i giornalisti di Gente che avevano lanciato tutta una campagna di stampa per dire che quelle indagini contro Narducci erano tutta una sciocchezza, che era tutto sbagliato, bla bla bla. Alla luce di questo poi Giuttari fa tutta un'informazione di polizia giudiziaria e chiede a lui di fare una serie di accertamenti perché appaiono non prove, ma indizi, elementi tali che impongono di indagare su questa situazione, quindi su questi giornalisti e su questi poliziotti. Cominciano delle intercettazioni telefoniche. Castelli. Cominciano queste intercettazioni telefoniche e io vi leggo, io le ho cercate l'altro giorno, credo che ci siano, se non ci sta poi lo trovate fra gli atti che ho, ma credo siano depositate. Vi leggo il brano pertinente dell'intercettazione a uno di questi, a Viola mi sembra, che era uno dei due poliziotti. Si dice, al punto 21, che vi ricordate che Trio era il questore dell'epoca, quello che arrivò sul fiume Trasimeno, poi il cadavere, eccetera, e dice, il Gides, tramite la il Gides era Giuttari, perché avevano costituito questo nucleo speciale di polizia giudiziaria, tramite la preziosa attività di intercettazione in corso, ha accertato che qualche giorno prima della pubblicazione dell'articolo, quello che vi ho detto, che secondo eccetera, il Trio era il questore di 15 anni prima, che era proprio il protagonista, secondo la sua prospettiva, dell'inquinamento fatto allora per nascondere le tracce dell'omicidio di Narducci, sospettato di essere il mostro complice del mostro, gravemente coinvolto nelle indagini scaturite dal procedimento sulla morte di Narducci, si è recato al Ministero, dove, approfittando della sua posizione, ha svolto un'azione di discredito delle indagini collegate, ottenendo subito la pubblicazione della lettera di richiamo al dottor Giuttari, con la foto del capo della polizia De Gennaro, posto in contrasto con i responsabili del Gides, come confermato dal più stretto collaborazione del dottor Roberto Sgalla, dottor Mario Viola, come quest'ultimo ha confermato conversando al telefono col direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani. Questo mi hanno dato la cosa di Giuttari, per carità, era quella che interessava a noi. La stessa sentenza che è stata citata come unico elemento di accusa del Tribunale di Firenze di primo grado, poi annullata, eccetera, dà atto pacificamente alle pagine 76 e seguenti, che è provato in atti di quel processo penale, in base a quelle intercettazioni, che i due poliziotti che si accusa lui di avere, eccetera, fornirono loro direttamente ai due giornalisti che li accusano la notizia, anzi la lettera di richiamo a Giuttari, che serviva, nell'ottica di quella che era stata l'interpretazione, a silurarlo e a togliergli le indagini sul mostro di Firenze. Può darsi che questi giornalisti agissero soltanto per vendere i giornali, è ben possibile, è plausibile anche questo. Può darsi che i poliziotti che gli hanno dato la notizia alla velina agissero per chissà quella ragione. E vabbè, tutto quello che volete. Ma da ciò chiedere che un magistrato che ha fatto quel tipo di indagini in quel contesto venga condannato con quel tipo di sanzione, ma venga condannato, la sanzione non è importante perché ha fatto un errore gravissimo, quello che vuole, io ritengo che sia infatto assolutamente destituito di fondamento. Infatto, c'è qualche problema? No. Infatto, tralascio, se non con un breve accenno, ne avrei parlato più lungamente anche degli altri due episodi, quelli che lo stesso procuratore generale ha detto che non erano implausibili, che non possono costituire nessuna ipotesi di reato, ma anche lì vi ricordo soltanto che basta andare a vedere la stessa sentenza del Tribunale di Firenze,
Leggerete che praticamente per quel che Tessandori riguarda Tessandori, a un certo punto era in contatto con Spezzi, giornalista già indagato proprio per questo tipo di reati, ma non da lui, poi nemmeno anche da Firenze, e praticamente Tessandori al telefono si vantava di essere lui, d'accordo con altri magistrati, a dare fastidio alle indagini. Sta scritto nella sentenza del Tribunale di Firenze. Per quel che riguarda De Donno, che era il poliziotto, il questore, che doveva fornire la strumentazione a Giutteri per mandare avanti le indagini, eccetera, si dà atto nella stessa sentenza che vi furono dei ritardi inaccettabili nell'adempimento degli obblighi che aveva questo De Donno. Ma questi sono fatti ancora più evidenti di infondatezza dell'incolpazione rispetto a quelli, per la verità, a mio giudizio, straordinariamente evidenti, che invece tali non sono stati ritenuti dal Procuratore Generale d'Udienza la volta scorsa. Quindi in diritto, qua vi ho spiegato qual è la situazione, a mio giudizio, infatti, francamente, ci tenevo a spiegare il fatto, perché ci ho messo un po' a capirlo, perché ovviamente quando si riprendono le cose dopo 20, 25, 30 anni, cose vecchissime, ci vuole una certa difficoltà a comprenderlo. Io alla fine l'ho compreso, francamente sono rimasto veramente in totale disaccordo con proprio l'impostazione dell'incolpazione, men che meno poi con la conclusione a cui si è arrivati in sede di dibattimento. Due sole, un paio di considerazioni e poi ho finito in punto di diritto con riguardo al residuo incolpazione. Allora, tenete presente che la lettera G è stata, per ognuno di questi episodi è stata contestata, la lettera G quella di cui abbiamo ampiamente parlato fino a questo momento. Poi la lettera A, che dice i comportamenti che violando i doveri recano ingiusto danno in debito vantaggio uno delle parti, chiaramente cadendo la prima cade pure l'altra. Questo è un appendice che ci mettono sempre, l'oggetto di, non lo so. Comunque, insomma, non c'è niente da dire a questo proposito. E poi stranamente anche la lettera D, che veramente non c'entra nulla in questo caso. I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, difensori, testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di magistrati e collaboratori. Quello che è sgarbato, quello che tratta male, quello che fa aspettare fuori dalla porta. Non comprendo veramente che cosa voglia dire questa incolpazione, tenendo anche presente che l'articolo 2,2 è la norma che detta il criterio, quella interpretata poi dalla Cassazione con quelle sentenze che vi ho letto, di limiti al sindacato dell'autorità giudiziaria, che dice che, fermo a quanto previsto dal comma 1, elenca tutta una serie di lettere, l'attività di interpretazione, di valutazione del fatto nel caso di specie, non dà luogo a responsabilità, quindi non dà mai luogo, dice, a responsabilità disciplinare per la libertà, l'indipendenza, quello che volete, questa attività, tranne che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere E, le lettere G, H, I, non elenca fra queste la lettera D, che pure è contestata, ma non l'elenca chiaramente, perché siamo in un tema completamente diverso dall'attività giudiziaria. Evidentemente siamo in comportamenti descritti che concernono l'aspetto formale, non, e comunque tutto ciò che il magistrato può fare per essere gravemente, colpevolmente scorretto nei confronti di parti, eccetera, ma in contesti diversi dall'attività giudiziaria, in occasione dell'esercizio delle funzioni. Voi siete in udienza, se mi insultate, non è che mi insultate svolgendo un'attività giudiziaria, e questo è il caso della lettera D, che è stata aggiunta per rimpolpare il materiale accusatorio, ma in maniera del tutto impertinente. Io francamente non credo di avere altro da aggiungere. Ci tenevo a discuterla in maniera completa, non dico lunga, spero di non esserlo stato, perché come altre volte è successo, io riscontro che anche in questo caso la sessione disciplinare è chiamata da certo tipo di incolpazioni che purtroppo stanno diventando un po' più frequenti nel tempo, devo dire la verità. Prima si parlava di a entrare sempre in maniera più penetrante nelle scelte di merito dei magistrati, quindi a esercitare un sempre più pressante sindacato sull'attività giudiziaria dei magistrati. Sindacato che non si può fare, perché lo dice la Costituzione, al di là di quei casi specificati da quella norma che vi ho letto, che sono estremamente rigorosi, estremamente limitati.
Questo è proprio un esempio chiarissimo di ciò che sto dicendo. Io ho spiegato qual è stato il ragionamento, tutti i ragionamenti che ha fatto il dottor Mignini. Sono ragionamenti che a me sembrano plausibili. Vi dico la verità, non so se tutto quello che lui ha fatto l'avrei fatto anch'io, ma noi non possiamo in sede disciplinare, punire o anche valutare o anche sottoporre a un processo, dove dire un magistrato, per delle scelte che ha fatto, che non siano talmente clamorosamente sbagliate, come dice la lettera G, perché siamo in sede della lettera G, altre norme che non sono contestate in questo caso riflettono la stessa situazione, da consentire una deroga a quel limite costituzionale di insindacabilità a tutela dell'indipendenza del magistrato stesso. Quindi io non ho altro da aggiungere a questo proposito, se non chiedendovi di accogliere le mie richieste e di assolvere il dottor Mignini. Non formulo, non ci sono subordinate, eccetera. Questo è proprio un processo che per me ha un significato di affermazione di libertà, pur nel rigore dell'attività giudiziaria. Quindi io vi chiedo in quest'ottica, per le ragioni che vi ho detto, di assolvere con la formula più ampia da tutte le incolpazioni che gli sono state mosse il collega. In nome del popolo italiano, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1709, assolve il dottor Giuliano Mignini dalle incolpazioni a lui ascritte per essere rimasti esclusi gli addebiti. Noi cambiamo il collegio.